Ciao ragazzi, grazie di essere venuti. Mi chiamo Mario Fusco, lavoro per Red Hat, per chi non mi conosce. In particolare lavoro su Druls, che è il motore di regole di JBoss. Ok, però sono qui per parlarvi di una cosina un po' diversa oggi, per fare una comparazione tra il modo in cui facciamo domain modeling in versione object-oriented, a cui siamo più abituati, e un modo alternativo che è seguendo i paradigmi della programmazione funzionale. Ok? Quindi, prima di tutto, visto che siamo qui per parlare di programmazione funzionale, cerchiamo di capire cosa intendo io, per un programma scritto in programmazione funzionale. Ovvero, è un programma fatto di sole funzioni, è un programma in cui non ci sono side effect, ovvero in programma in tutta questa roba non la fate, ok? Non potete riassegnare una variabile, non potete modificare una struttura dati, non potete settare il campo di un oggetto, lanciare un'eccezione, stampare sulla console, leggere l'input dello user, leggere da un file, scrivere sullo schermo, non la potete fare sta roba qua, ok? E quindi se non fate tutta sta roba qua, l'unico effetto vero che avete è il side effect di scaldare la CPU e nient'altro, giusto? Ok. Però in realtà non è proprio così. Quello che è vero è che di queste cose che vi ho scritto qui ce ne sono due diverse famiglie, due diverse categorie, ok? I primi quattro sono quelli che potete assolutamente evitare, ok? Poi vedremo dopo, quando vi parlerò sia di immutabilità sia di gestione degli errori senza usare l'eccezione. Ok, queste altre robe ovviamente, come vi dicevo, dovete farle a un certo punto. Ok, quindi qual è l'idea? L'idea è che queste cose però sono side effect, i side effect in programmazione funzionale non li vogliamo, quindi possiamo pensare al nostro programma come una cipolla, dove il cuore della cipolla è totalmente funzionale e negli strati esterni della cipolla raccolgo l'input dell'utente e stampo l'output del mio programma, ok? Tutto qua, ok? Quindi la programmazione funzionale pone in realtà delle limitazioni, ma non delle limitazioni chiaramente sul risultato che posso ottenere, ok? Ma solo sul modo a cui arrivo a quel risultato. E perché lo fa? Perché in questo modo il software è più manutenibile, è più pulito, ma soprattutto perché è molto più facile, se non ho side effect, fare programmazione concorrente, per esempio. Okay? Se non ho side effect non devo avere dei thread che controllano, che bloccano altri thread per fare sì che non ci siano race condition, non ho mutabilità, ok? E quindi questo mi favorisce molto quando voglio fare programmazione concorrente, che è sempre. Visto che avete 8 core sul telefonino, probabilmente li volete usare tutte e 8, non uno solo, giusto? Ok. Quindi il principio fondamentale, una delle differenze fondamentali tra l'object-oriented programming e il functional programming è che con il primo, in entrambi i casi vogliamo chiaramente gestire la complessità, ok? E questi paradigmi hanno due modi diversi di farlo, ok? E la complessità, come vi dicevo, è data principalmente dalla mutabilità, dalle cose che cambiano, ok? E quello che fa l'object-oriented è incapsulare questa mutabilità, mentre il functional programming prevede un approccio un po' più radicale, che è quello di eliminarla per quanto è possibile. Okay? Perché l'immutabilità? Perché per i motivi che vi dicevo prima, perché è anche perché è molto più facile fare il design di oggetti di dominio immutabili e sono molto più facili da usare, okay? E sono molto più consistenti. È un esempio lampante, ce l'avete per esempio con le date API di Java, okay? Fino a Java 7 la date API era un macello perché
avevo una data e ci potevo cambiare il giorno dentro, che anche se ci pensate dal punto di vista concettuale non ha alcun senso. Ok? E infatti tutti quanti in Java usavano IOTA Time. Perché? Perché erano disegnate con dei principi di immutabilità. In Java 8 quei principi sono stati riportati nelle nuove API, nelle nuove data time API, e chiaramente il beneficio lo vedete. Ok? Quindi l'idea di oggi è che vi farò qualche esempio partendo da codice scritto in maniera object-oriented e cercando di tradurlo in maniera un po' più funzionale. Ok, però prima di fare con voi questi esercizietti volevo fare una rapidissima premessa anche per anticipare una domanda che forse mi farete. La domanda secondo me è: ma ti aspetti veramente che adesso iniziamo a programmare in Java, come ci dirai? E la mia risposta è chiaramente no, non lo faccio manco io. Ok? Però qual è il punto? Qual è il punto? Che fino ad oggi i programmatori Java sono stati abituati al total white dell'object-oriented. Ok? Io oggi vi faccio vedere l'estremo opposto, vi faccio vedere il total black del functional programming. E la verità, chiaramente, è che in mezzo ci stanno 50 sfumature di grigio, almeno 50, giusto? Ok? E il vostro compito è di trovare la sfumatura di grigio giusta che fa al caso vostro per il problema che state affrontando. Tutto qua, ok? Quindi questo è il discorso. Vi papà un estremo, vi faccio vedere anche l'altro. E il vostro compito da bravi sviluppatori è quello di trovare il giusto compromesso. Ok, partiamo con una storia banale, facile, facile. Ok, la mia storia chiaramente prevede Titti e Silvestrino, e a un certo punto Silvestro cattura Titti e finalmente se lo mangia. Questa è la storia. Quindi cosa ho fatto qua? Ho la mia classe uccello, ho la classe gatto, e i metodi della classe gatto sono la cattura dell'uccello e il fatto che se lo mangia, e dopo che se l'è mangiato, l'uccello non c'è più, la preda non c'è più e il gatto è sazio. Ok, tutto qua. Quindi da cosa è fatta questa storia che vi sto raccontando sotto il punto di vista object-oriented? È fatta da queste due entità che sono il gatto e l'uccello che interagiscono fra di loro. Ok? Passiamo a vedere il duale. Vi racconto la stessa storia, ma ve la racconto sotto il punto di vista funzionale. Sotto il punto di vista funzionale, io c'ho ancora una volta l'uccello, però mi sono creato tre classi gatto, come vedete. Ok? Mi sono creato una classe gatto che è il gatto affamato ma senza la preda. Quando il gatto cattura la preda, diventa un gatto con la preda. Ok? Quando il gatto mangia la preda, diventa un gatto sazio. Tutto qua. Quindi la mia storia che cos'è? È la composizione delle due sottostorie, la cattura e then il fatto che il gatto si mangia la preda. Ok? Ho due sottostorie che sono due funzioni. E la composizione di queste due funzioni è semplicemente la mia storia. Ok? Quindi la mia storia a questo punto è semplicemente l'esecuzione di una funzione a cui passo un gatto e un uccello e il cui risultato è un gatto sazio. Chiaro? Quali sono le differenze sostanziali rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima? La prima chiaramente è l'immutabilità. Se vi ricordate, nell'altra versione avevo quando Silvestro catturava Titti, gli settavo su la variabile bird, poi dopo quando lo mangiava la resettavo, la metteva a null e flippavo il boolean full. Ok, qui non sto facendo niente del genere. Ok, quest'altra versione, l'altro vantaggio, come l'altra differenza più che vantaggio di questa versione è che, come vi raccontavo, la versione object-oriented pone l'accento sui nomi e qua invece quello che è importante sono i verbi, ok? Capture and eat. Ok? Questa è un'altra caratteristica abbastanza tipica. Un'altra cosa che si cerca di fare è di avere un uso più espressivo del type system. Come vedete qui mi sono fatte tre tipi diversi,
per rappresentare lo stato del gatto, ok? Chiaramente in Java sta roba è parecchio verbosa. Se per esempio usate tale e potete usare i trait, a quel punto potete comporre lo stato del gatto i trait in maniera un po' più concisa. Ok. E l'altra cosa veramente importante è che sta roba funziona senza, e sono sicuro che funziona senza scrivere una riga di test. Non dovete scriverli i test, ma sta roba funziona perché compila, punto e basta. Ok? Punto. Perché non posso fare altro. Su un gatto posso solo chiamare capture e mi ritornerà un gatto con la preda. Punto. Su un gatto con la preda posso solo chiamare it e mi ritornerà un gatto saccio. Sta roba compila e siccome compila funziona. Punto. Non c'è da scrivere una riga di test. Nell'altra versione mi sarei dovuto testare che succede se chiamo prima it e poi capture. Per dire. Ok? Ok, quindi che vi stavo raccontando? Che per passare dalla centralità dell'oggetto a quello delle funzioni, appunto, quello che è importante in questo caso sono le mie defunzioni, e quello che faccio è avere dei piccoli mattoncini, delle piccole funzioni, quanto più piccole è possibile, quanto più autocontenute è possibile, quanto più possano rispettare il principio della singola responsabilità, perché a questo punto questi mattoncini sono veramente riutilizzabili e posso comporli in questo modo qua. Ok? Facciamo un altro esempio altrettanto banale, ma giusto per capire di cui vi sto parlando. Sto fornendo un API per comprare e ordinare una lista di oggetti su uno shop online. Quindi ho i miei metodi che sono: compro una lista di oggetti e mi diventano un carrello, il carrello lo ordino, diventa un ordine, e l'ordine lo consegno e diventa un delivery. Tutto qua. Ok? Quindi come ho progettato le mie API? Ho progettato le mie API in modo da avere una trasformazione fluente tra un oggetto e l'altro, tra uno stato e l'altro. E quindi che succede? Succede che l'operazione one click buy di Amazon è questa volta la mia storia, e la mia storia, ancora una volta, è la composizione di tre sottostorie: buy, and then order, and then deliver. Tutto qua. Ok? Fermatevi se ci avete dubbi, eh? Sto chiaramente dando per scontato che avete visto un po' la sintassi di Java 8, ma se avete bisogno di qualche chiarimento, è meglio che mi fermate prima, perché dopo le cose diventano un po' più complicate. Ok, quindi cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo che l'essenza della programmazione funzionale è quella di poter trattare dati e comportamenti in maniera omogenea. Ok? Al metodo sort di Java io gli passo il dato, la lista da sortare, e un comportamento, ovvero il criterio con cui voglio ordinare gli elementi della lista. Ok? Quindi che sto dicendo? Che al metodo sort sto passando in maniera eterogenea un dato e un comportamento. Ok? Qui che gli sto passando? Una lista di persone e il comportamento, ovvero in questo caso una funzione che compara le due persone in base alla loro età. Tutto qua. Ok? Questa è l'essenza della programmazione funzionale. Dati e funzioni sono la stessa cosa. Tutto qua. Questa roba qua si chiama IORDER function. Perché si chiama IORDER function? Semplicemente non è niente di sconvolgente, è semplicemente sto mandando una funzione come parametro ad un'altra funzione. Tutto qua. O viceversa, in altri casi, come vedremo dopo, una funzione come valore di ritorno mi sta ritornando un'altra funzione. Tutto qua, ok? Non c'è niente di così sconvolgente. In realtà, ci hanno scritto un libro su sta roba qua, che è questo qua, sorprendentemente. Ok? Però il problema di questo libro è che è totalmente biased, nel senso che vede tutto da un punto di vista object-oriented. Ok? Quindi quello che potevano essere funzioni sono fittiziamente trasformate in oggetti per soddisfare i principi dell'object-oriented software, pensate al command, ok? Quando mando un command,
sto mandando una funzione, sto dicendo fai questa azione, ok? Ma quello che fa il command pattern è semplicemente, fittiziamente, wrappare la funzione, l'operazione, in un oggetto per farcela stare dentro, perché quando hanno scritto questo libro qui non si parlava tanto di functional programming, ok? E questo discorso lo possiamo fare con tanti altri pattern. Vi farò un esempio con lo strategy dopo. Sto preparando un altro talk in cui, che ho fatto a Napoli qualche giorno fa, a dire la verità, in cui faccio un po' di live coding e parto dai progetti, dai esempi fatti col pattern del Goff e li trasformo in programmazione funzionale. C'è già il video online se volete dare un'occhiata. E c'è il codice su un progetto che ho condiviso sul mio GitHub, se cercate il mio nome su GitHub. Ok, guardiamo un altro esempio. Un altro esempio, mi voglio fare un converter. Mi voglio creare il mio converter per convertire unità di misura e uso uno strategy pattern, quindi mi creo l'interfaccia converter, poi mi creo una classe struct che implementa converter, in cui definisco come viene fatta la conversione, ovvero moltiplicando conversion rate. Il conversion rate, però, a questo punto non lo so perché sto creando un converter generico, e quindi quando poi voglio fare un converter che mi converte da miglia a chilometri, chiaramente specializzo questo passandogli il fattore di conversione, e quando voglio farmi un secondo converter da onci a grammi, faccio esattamente lo stesso con un altro fattore di conversione. Tutto qua. Quindi come la uso sta roba? Semplicemente se voglio convertire una lista di valori, qui non ho usato funzioni, l'ho scritto in Java 7 di proposito, ho una lista di valori che voglio convertire, ho il mio converter, ok? Questo è un altro esempio chiaro, il converter è un comportamento, però l'ho ficcato dentro un oggetto per soddisfare i principi dell'object orientation, ok? C'ho questo converter. Uso il converter per convertire i valori 1 a 1 e me li metto in un'altra lista. Ok, e quindi il risultato sono semplicemente questi qua. Ho una lista di tre valori in questo caso. Qui volevo convertire miglia a chilometri, in quello dopo once in grammi, tutto qua. Ok? Vediamo il corrispettivo funzionale di questa roba qua. Per far funzionare sta roba, sono partito dalla bfunction, che è una delle interfacce native di Java 8, e l'ho estesa un attimino perché mi serviva il carry che non c'è nella bfunction, ok? E quindi il mio converter che cos'è? È ancora una volta la moltiplicazione fra il conversion rate e il value, ma che cos'è il carry? Come lo uso il carry? Carry praticamente vuol dire che io ho una funzione di due parametri t ed u, ok? Qui gli sto dicendo, ti passo il parametro t e tu mi ritorni un'altra funzione, stavolta è una function di un solo parametro, dove t l'ho fissato, quindi u è rimasto libero, e quando ti passerò u a quella funzione, otterrò il risultato r. Tutto qua. Ok? E qui lo faccio esattamente lo stesso, ma col secondo parametro. Tutto qua. Ok? Quindi ancora una volta abbiamo una high order function, stavolta è il valore di ritorno ad essere una funzione. Ok? Quindi come la uso sta roba? Ho il mio converter che accetta che è una funzione di due parametri, il fattore di conversione e il valore che voglio convertire. Fisso il primo valore al fattore di conversione tra miglia e chilometri, e a questo punto ottengo il mio convertitore, in cui che è una funzione che è la specializzazione di quella lì, dove il primo parametro è stato fissato, quindi solo il secondo è rimasto libero. E quindi ho ottenuto semplicemente in questo modo qui, con questa operazione di carry, una funzione da un parametro all'altro. E come la uso? Siccome questa roba qua è una funzione, la uso nello stream di Java 8, la passo al metodo map e lui mi fa la conversione. Tutto qua. Ci siamo? Ok. Facciamo una roba solo leggerissimamente.
più complicata, stesso principio di prima, ma vi volevo far capire un'altra volta come queste funzioni sono mattoncini che potete comporre per fare compiti, per eseguire compiti più complessi. In qualche caso la conversione che vi ho fatto vedere prima non è sufficiente, per esempio se devo convertire da Celsius a Fahrenheit, oltre a fare una moltiplicazione devo aggiungere una costante, ok? Però è banale a questo punto qui, perché ho il mio convertitore che moltiplica per 9 quinti, and then gli passo un'altra funzione, aggiungo 32, perché è quello che deve fare, no? E il risultato finale che cos'è? È una funzione che è la composizione di quelle due lì, che accetta un valore come input, la temperatura in Celsius, e ritorna il risultato che è quello in Fahrenheit. Quindi lo uso esattamente come facevo prima. Ok, posso ancora andare un po' avanti con la composizione di funzioni. Qui ho bisogno di aggiungere altri metodi alla mia extended by function. Perché nella function c'è la compose, nella bfunction non c'è la compose, e qua sto facendo la stessa cosa che facevo prima, che faccio con l'and then, è il duale, ovvero gli passo una funzione e quella funzione deve essere chiamata prima di me stesso, ok? È il duale dell'and then. Quindi perché mi serve sta cosa? Per fare la conversione apposta. Stavolta prima devo sottrarre 32 e poi posso moltiplicare per fare l'operazione apposta. Quindi c'ho il mio solito converter, stavolta prima gli devo sottrarre 32, poi compongo il risultato col converter. Ancora una volta, vedete, mattoncini, li metto insieme, diventano un mattoncino più grande, che dal punto di vista dell'utilizzatore è una black box, non mi interessa come è fatta dentro, è una funzione, il mattoncino grande, ma noi sappiamo che dentro è fatta di mattoncini più piccolini, e ancora una volta, come al solito, la uso in quel modo lì. Ok? Vado avanti se non ci sono domande. Ok. Di, sì. Allora. Sì. Come evito di le... Sì, ok. Però, allora, qui stiamo spostando il focus sulla gestione degli errori, giusto? Ok, quindi la domanda è, se c'è una divisione per zero, come faccio a gestire l'errore senza usare le eccezioni, visto che prima vi ho detto che non si usano le eccezioni? Ok. Vedremo un esempio molto più approfondito dopo, ma la risposta è se qualsiasi operazione che io possa fare che ti ritorna, che potrebbe fallire, ok, invece di ritornare il valore giusto quando va tutto bene e tirare un'eccezione quando va male, ti ritorno un altro tipo, che possiamo chiamare optional, try, validation, either. In programmazione funzionale c'è una vasta scelta di queste possibilità, ma l'idea qual è? È che ti ritorna un oggetto che può ritornare o il valore giusto se è andato tutto bene, o l'errore se c'è stato un problema, ma te lo sto ritornando, non sto lanciando niente, ok? Non è un side effect, è il risultato della quell'operazione, ok? Se faccio 3 diviso 0, il risultato di quell'operazione è un errore, non sto lanciando un'eccezione, è una cosa diversa, ok? Lo vediamo dopo. Un altro esempietto, anche questo relativamente semplice. Mi volevo fare un creare un salary calculator, quindi l'idea è che parto da un valore di base, dallo stipendio lordo, diciamo, e poi posso voler applicare alcune di queste tasse, non necessariamente tutte. Ok, quindi vabbè, qui non ci ho messo
per motivi di spazio e di chiarezza e per fare presto nessun controllo degli errori, sto assumendo che mi stanno passando 4 boolean e ciascuno di questi 4 boolean in questo caso vuol dire questa prima tassa la voglio applicare, la seconda la voglio applicare e così via. Ok? Quindi chiaramente come la uso sta roba qua per calcolarmi il salario di Bob, gli passo il salario di base e poi dico ok, gli voglio applicare solo il bonus e la tassa, quest'altro è due no, quindi il primo boolean sarà false, poi due true e poi un altro false. Ok, chiaramente il problema qua è che faccio veramente fatica a capire, a ricordarmi come si associano i boolean con le diverse funzioni. Ok, quindi il modo tradizionale di design pattern di object orientation per risolvere questo problema, qual è? È quello di farmi il mio builder, no? Quindi incapsulo sti 4 boolean dentro una classe, poi mi faccio sti metodi with qualcosa, with allowance, mi flippa il boolean allowance a true e me ne farò altri 3 per gli altri 3 boolean, ok? E quindi riutilizzo quel metodo calcoletti prima, ma stavolta c'è una semantica, c'è scritto cosa sto facendo. Quindi quando lo uso quel builder, io leggo scritto a questo punto che il salario lo voglio calcolare con quelle due tasse, con le altre due no. Ok? Ok, questo è un po' meglio di prima, nel senso che è un po' più verboso da scrivere l'implementazione, ma dal punto di vista dell'utilizzatore dell'OPI è molto più chiara. Il problema è che ogni volta che io ho una tassa nuova da aggiungere, mi devo creare sto boolean in più, il metodo with che mi cambia il valore, eccetera, eccetera. Ok? Cerchiamo ancora una volta di rivedere questa design dal punto di vista un po' più funzionale. Quelle quattro cose che vi dicevo prima, in realtà che sono funzioni, ok? Sono funzioni che prendono un double e ritornano all'altro double, avendogli applicato l'operazione di conversione che dicevamo prima. Ok? Quindi sto salary calculator, come lo posso fare? Semplicemente. C'ho ancora quel metodo with, ma ce n'ho uno solo, non quattro per le quattro tasse che ho, ce n'ho uno solo, e gli passo una funzione. Ok? Queste funzioni le accumulo in una lista. Poi, quando voglio calcolare il salario, che faccio? Faccio una reduce, parto dalla funzione identità, ok? E le compongo con tutte le funzioni che stanno in quella lista che ho passato. Quindi se ho passato due funzioni, parto da quell'identità, and then la funzione identità lascia il valore invariato com'è, poi faccio and then e gli passo la prima funzione, la prima tassa che volevo applicare, la seconda, la terza se c'è, eccetera, eccetera. Alla fine di questa operazione di reduce il risultato è una funzione. Su questa funzione chiamo apply passandogli il salario di base e lui mi applica la composizione delle funzioni che mi calcolavano le tasse. Quindi che vuol dire? Che io ho un solo metodo with, posso sfruttare la method reference, le method reference di Java 8, sta roba è assolutamente leggibile come prima, ok? Però di metodo with me ne sono dovuto creare uno solo. E in più, questa roba è anche più estensibile, se vogliamo, ok? Nel senso che se ho una tandem da crearmi, da usare una tassa in più, una regional tax nel mio esempio, ok? Allora faccio with e gli passo quella tassa come una lambda, o la aggiungo alla mia libreria di tasse se volete, ma non devi in nessun modo toccare più il salary calculator, ok? È in grado di gestire qualsiasi altro tipo di tasse che gli voglio passare. C'è un piccolo cavillo, quel salary calculator che vi ho fatto vedere prima non era totalmente funzionale, nel senso che aveva nel suo stato una lista e gli aggiungevo roba dentro alla lista. Se vogliamo trasformarlo per farlo diventare ancora più funzionale, chiaramente deve essere immutabile. E come faccio? Quando lo creo con una funzione identità, ok? E quando faccio with creo un altro salary calculator
che compone la funzione che avevo già con la funzione che gli sto passando. Ok? Il modo in cui utilizzo questa roba qua è esattamente identico a quello che facevo prima. Domande? Vado avanti. E visto che stiamo provando a fare un po' di programmazione funzionale in Java, vi consiglio di dare un'occhiata a questa libreria che si chiama Java Slang. Perché? Perché in Java 8 ci sono un po' di cose carine, nuove nelle API native di Java 8, ma qualche cosa evidentemente manca. Insomma, poi l'appetito viene mangiando, quindi vorremmo qualcosa di più. E Java Slang ce le procura out of the box, quindi una cosa che tipicamente manca è avere un oggetto tupla e Java Slang lo fornisce in quel modo ovvio, banale lì. Ci sono in Java Slang ci sono le immutable collection, c'è un rudimentale pattern matching che può essere usato anche per fare l'handling degli errori. Ok, ci sono tante feature carine in Java Slang, vi consiglio di dargli un occhio. Ok, facciamo una pausa, pigliamoci un caffè. Pigliamoci un caffè. Come ce lo pigliamo questo caffè? Vado alla caffetteria e dico: voglio comprare un caffè, ti passo la mia carta di credito. E mi viene ritornato il caffè. Ok? Oppure, se ho invitato tre amici, voglio comprare quattro caffè, quindi ti passo la carta di credito e il valore 4 e riutilizzo quella funzione di prima, stavolta per comprarmene 4 di caffè. Però, cosa c'è che non va in questa roba qua? Che lì dentro c'è un side effect. Perché? Perché sto caricando la carta di credito col prezzo della tazza di caffè. E quindi non so come testarla, sta roba. Cioè, o gli passo una carta di credito vera e me lo faccio accreditare davvero il caffè, e poi vado a controllare sul conto in banca se i soldi se li sono presi. O gli devo passare un mock object, che è una cosa orrenda. Ok? Testare con i mock object è una roba orrenda. Se avete bisogno di usare i mock object per fare testing, vuol dire che avete sbagliato a fare il design delle vostre API. Ok? E qual è l'altro problema qua? Qual è l'altro problema qua? Che questo side effect qua lo sto applicando n volte ed è un side effect che non mi piace perché sto strisciando la mia carta di credito. E se per ogni strisciata la banca si piglia una tazza, vuol dire che per pigliare quattro caffè sto strisciando quattro volte invece di una sola. Non la vogliamo sta roba qua, vero? Ok, allora cerchiamo ancora una volta un'alternativa. Allora, c'ho il mio metodo funzionale per comprarmi un caffè. Questa volta però non voglio caricare la carta di credito col costo della tazzina di caffè. Non voglio un side effect in questo metodo qua. Ok? Quello che faccio è, per risolvere il problema, è non tornare un valore solo, ma tornarne due. Uno è la tazzulella di caffè che mi voglio pigliare. Due è come deve essere caricata la mia carta di credito. Ok? Come deve essere billata la mia carta di credito. Ok? Quindi cerchiamo di reimplementare quel metodo di prima. Qui che sto facendo? Quindi che voglio fare? Voglio implementare il metodo per comprare più di un caffè e quindi il risultato sarà la lista di caffè, quindi quattro caffè nel mio esempio. E una sola strisciata della carta di credito, ok? Di quando deve essere ricaricata la carta di credito. Quindi, perché stavolta lo posso usare in maniera corretta? Perché io, vabbè, in questa implementazione mi sono creato
una stream infinito di funzioni by Coffee, l'ho limitato alle prime n, quindi ho n chiamate a quel metodo by Coffee, ok? Poi che faccio? Qua chiaramente mi ritorna una lista di tuple, ok? Uno stream di tuple, in realtà insomma è la stessa cosa. Quello che invece voglio è una tupla di liste. Capite? Ok, come lo faccio con l'unzip? Con l'unzip dentro quello c'è una tupla. Il metodo unzip è uno dei metodi di Java Slang. Scusate, non vi ho detto che questo stream che sto usando non è lo stream di Java 8, è lo stream di Java Slang, che ha questo metodo unzip, perché Java Slang sa come lavorare con le tuple, che sono le tuple che c'ha lui out of the box, e quindi in questo modo posso trasformare lo stream di tuple in una tupla di stream. Ok? A questo punto che faccio? C'ho due stream. Il primo lo trasformo in una lista e quindi ho la mia lista dei quattro caffè che ho ordinato. Il secondo ci faccio un fold, parto da zero, ci ricarico ogni volta per quattro volte il costo della tazzina di caffè e ottengo un charge che è appunto la fattura delle mie tazzine, quattro tazzine di caffè, però pagate con un solo pagamento. Ok? Cosa? C'è un'eccezione? Che vuol dire c'è un'eccezione? Lancio un'eccezione? Sì, allora ok, vero. Ottimo, ottimo punto. Sì, questo lancio un'eccezione, vabbè, vi volevo far vedere qui come lo sto facendo. Sto combinando due carte di credito, quindi sto dicendo, vabbè, qui la gestione dell'errore, ottimo punto, la metto a posto la slide. Qui la gestione dell'errore la sto facendo con l'eccezione. Ti ringrazio. Ottimo punto. Vedete, quello è quello che vi ho detto prima del bianco e del nero, eh? Va bene, grazie. Ok, a posto, però adesso parliamo di eccezioni, ok? Parliamo di gestione degli errori e parliamo di eccezioni, e la mia definizione di eccezione è questa qua. Un'eccezione è un multilevel go-to, questa è. E siccome abbiamo detto che i go-to sono dannosi, pensate che danni può fare un multilevel go-to. Come stavo accennando quando mi è stato chiesto prima, come faccio a gestire l'errore senza a segnalare l'errore senza tirare un'eccezione, come lo faccio? Lo faccio facendo sì che nel valore di ritorno c'è l'errore, se l'operazione che stavo facendo non è andata a buon fine, ok? Quindi, diverse possibilità, c'è una classe try, queste stanno tutte in Java Slang, quindi c'è questa classe try che mi dà il valore. E invece poi è una failure se l'operazione è fallita. Either è la stessa cosa, ma ho anche l'eccezione tipizzata, quindi ha due valori either, è il valore primo valore, il valore di sinistra, perché right chiaramente è quello giusto, e mentre left è quindi è quello sbagliato se è andato qualcosa male, e il valore di sinistra è quello che contiene l'errore. C'è una terza possibilità, quando sto facendo più operazioni concatenando più operazioni, di cui ciascuna di queste operazioni può fallire indipendentemente, e quindi invece di avere un'eccezione sola ho una lista di errori. Ok? E qui vediamo un altro motivo per cui questo sistema qui è migliore dell'eccezione. Perché? Perché le eccezioni non si compongono. Una volta che mi sono beccato l'eccezione è finita la festa. Qua invece sto facendo n operazioni Se m di queste n operazioni vanno male, qui otterrò una lista con m errori. Tutto qua, perché si compongono. Chiaro? Ok, allora, vediamo l'ultimo esempio, di cui mi hanno detto che non si capisce niente, ma io vado avanti imperterrito perché sul talk vi ho scritto che era advanced, quindi sono fatti voi. Ok.
Ok. Bank account. Bank account. L'object parto con un object oriented bank account, quindi account di banca con un owner, con il proprietario dell'account, un numero identificativo e la cosa più importante, il balance, che parte da zero, poi ci metto un po' di soldi possibilmente e cresce un po', come se li metto i soldi accreditando valori sul mio bank account, e a un certo punto posso pure prendermeli sti soldi col debito. Chiaramente quando li diamo i soldi alla banca sicuramente andrà tutto bene, quando proviamo a prenderceli qualche volta potrebbe andare male, e quando va male, ovvero quando non c'ho abbastanza soldi nel mio esempio, mi beccherò questa eccezione. Ok? Come abbiamo capito, i due problemi dal punto di vista funzionale di questo design che ci troviamo sono la mutabilità, perché sto mutando il balance in place, e il fatto, come vi raccontavo, che non mi piace che sto gestendo l'errore con un'eccezione. Ok? Quindi vabbè, vi ho detto cosa non mi piace, ma proviamo a usarlo lo stesso. C'ho tre account di banca. L'esercizietto che voglio fare è che voglio prendermi 100 euro da ciascuno di questi tre account e voglio raccogliermi in questa lista quelli che non hanno sufficiente credito per darmi 100 euro. Ok? E quindi che faccio? Siccome debit mi tira un'eccezione, l'unica cosa che posso fare è catcharla e accumulare in quella lista gli account che non mi hanno pagato. E questa è la versione Java 7. La versione Java 8 purtroppo non è tanto più bella, anzi è quasi peggio. Perché? Perché le lambda e la programmazione funzionale funzionano davvero male con l'eccezione. Quindi l'unica cosa che io posso fare è a fare i try-catch dentro la lambda, che è bruttissimo. Ok? Quindi davvero sintassi davvero brutta. E l'altra cosa che non mi piace è che sto accumulando gli account che non mi hanno pagato in questa lista, facendo un side effect da dentro la lambda, ok? Accumulando su una struttura dati che è stata definita fuori dalla lambda dei valori, ok? Quindi chiaramente sta roba in parallelo non potrà funzionare mai. Ok, allora, abbiamo visto qual è il design object-oriented, abbiamo visto i problemi che secondo me ha, ancora una volta cerchiamo di fare l'esercizio di farlo diventare di ripensarlo in maniera funzionale. Ok? Allora, come vi dicevo, la prima cosa che non ci piace è l'eccezione. È l'eccezione, qui vi ho riportato l'implementazione della classe try di Java Slang, che è una monade, scusate la parolaccia, e quindi c'ha i suoi bravi metodi map e flatmap. Ok, quindi che vi sto dicendo? Che ho un'interfaccia try, che è il risultato che può tornarmi un'operazione che può fallire. Chiaramente questo risultato può essere un successo o può essere un fallimento. Ok, e poi c'ho i metodi tipici delle monadi, che sono map e flatmap, che sono banali, nel senso che map cosa fa? Map definisce come si applica una funzione alla monade, ok? Quindi se c'ho un valore gli voglio applicare su una funzione, una trasformazione, sono in un success, ancora una volta sarà success e il risultato sarà semplicemente l'applicazione di quel valore della funzione per il valore che c'aveva il success, ok? Flatmap invece mi dice come compongo le due monadi, quindi se c'ho un success e questa funzione pure mi ritorna un success, sarà un success dove il valore è la composizione è l'applicazione della funzione al valore di partenza, ok? Altrimenti, per quanto riguarda la failure, chiaramente se ho una failure non ci posso fare più niente. Come vi dicevo, con la validation possiamo accumulare più errori, col try non ci riusciamo. Quindi l'unica cosa che posso fare
in entrambi i metodi map e fretmap e ritornare il fallimento così com'è. Ok? Quindi questo è il modo con cui voglio gestire gli errori in maniera funzionale. Ok? Dimmela. Sì. Perché è un gatto in veste che mi è venuto male. Questo è A. Questo è A. Grazie. Dimmi. Sì, questo me l'hanno fatto notare, l'avevo corretto e è della presentazione vecchia. Sì, questo qui ritorna tu. Grazie. Allora. Sì, allora, cosa ho fatto qua? Semplicissimo, identico a come era prima, con l'unica differenza, due differenze, che quando faccio un'operazione sul mio bank account non muto il balance in place, ma mi creo un nuovo account con un nuovo balance. E due, come avete capito, la gestione degli errori la faccio col try, credit non può fallire mai, quindi mi ritorna l'account, debit invece può fallire, quindi mi ritornerà un try account. Tutto qua, ok? Come la faccio? Quindi, ok, immutabile è la gestione degli errori, abbiamo visto come la voglio fare. Come la faccio il compitino che c'era prima? Mi faccio uno stream con i tre account a cui voglio accreditare 100 euro, me li trasformo in una tupla dove nel primo valore c'ho l'account e nel secondo c'ho l'operazione risultante dall'addebito dei 100 euro, filtro via, mi tengo tutti quelli che sono falliti e quindi nel primo elemento della tupla io avrò la lista di quelli che non mi hanno pagato, ok? O in maniera un po' più compatta, ma secondo me un po' più sporca, un po' meno leggibile, potete fare sta roba qua senza usare la tupla, basta fare filter, debit vi ritorna appunto il try, se questo è il failure è già quello, è il try, è già l'account che è fallito e quindi ve lo accumulate nella lista e sta là. Ok. E questo è un primo passo. Il secondo passo è che vogliamo che sia tutto davvero funzionale, quindi io non voglio uno stato. Ok? Io prima avevo il mio gettone con lo stato dentro, che sono il nome dell'owner e il balance. Non la voglio sta roba qua. Ok? Quindi che faccio? Mi faccio una bank service, che semplicemente perché in Java devo mettere i miei metodi, le mie funzioni da qualche parte in una classe, se no non compila. Ok, però tutte queste sono funzioni. Come ve ne accorgete che sono funzioni? Stato non ce n'è, sono tutte statiche. Ok? Quindi mi sono fatto le mie tre funzioni per aprire un account, per accreditarci soldi su e per prenderci soldi su. Ok? Open, nel mio domain model, open e debit possono fallire e quindi le funzioni ritornano il try account, credit come abbiamo capito non fallisce mai e quindi ritorna l'account. Ok? Quindi come la uso sta roba, questa nuova interfaccia funzionale che mi sono fatto? Apro un account, ci faccio map e ci accredito 200 euro, poi ce ne accredito altri 300, poi ne prendo 400, il risultato è quello che sarà. Ok? Chiaramente perché qua uso map e di là uso flatmap? Perché map, perché credit mi ritorna, a credit sto passando una funzione da A a B, mentre debit non mi ritorna B ma mi ritorna il try di B e quindi devo usare flatmap, no? Vi ricordate la firma? Scusatemi. Vi ricordate la firma? Qui sto passando una funzione da A a B e qua sto passando una funzione da A a try di B. Chiaro? Chiaro perché sto usando map e flatmap in quel modo lì? Dimmi. Sì, open ritorna un try. Aspetta che ci torno, eh. Vedi? Sì, perché nel mio esempio gli ho passato un balance iniziale minore di 0, però
E poi me lo metto io in un drive, sì, se vuoi sì. Se decidi, allora nel mio modello open può fallire, nel tuo no, ok? Tutto qua. Però è uguale, cioè la metti dentro un drive, il valore ritornato da open lo metti in un drive e il risultato è quello, ok? Allora, mi restano 10 minuti, quindi vabbè, abbiamo capito come usa sta roba qua, no? È tutto statico, sono tutte funzioni, è tutto statico, è tutto funzionale. E quindi non c'ho più uno stato. E questo è importante. Perché è importante? Perché noi siamo abituati a lavorare con lo stato. Per esempio, per fare tutte quelle operazioni che abbiamo visto prima, mi servirà una connessione alla banca. Ok? Quello che faccio normalmente è con la maledetta dependency injection, mi faccio iniettare nello stato del bank account la connessione alla banca e la uso. Ok? Sto trucchetto non lo posso usare più perché uno stato non ce l'ho, è tutto statico. Non lo posso usare più sto trucchetto, ok? Quindi cerchiamo di capire come risolvo il problema. Il modo banale per risolvere il problema è che, ok, mi serve questo parametro in più, non lo posso settare sullo stato dell'oggetto perché l'oggetto non ce l'ho. Allora l'unica soluzione che ho è che lo devo passare a tutte le mie funzioni, ok? Lo devo passare a tutte le mie funzioni e quindi mi creo sto bank connection, uso quell'API esattamente come abbiamo visto prima, con la differenza che gli devo passare sto parametro in più a ogni chiamata che devo fare. Ok? I due problemi di questa roba qui è che mi devo creare un bank account prima di poter chiamare tutte queste operazioni e che poi la mia API diventa molto più verbosa perché sta bank connection, scusate, la devo passare a tutte le operazioni che voglio fare sul mio bank account. Ok? Quindi ho due problemi. Ok? Uno, non vorrei dover creare immediatamente la bank connection quando creo queste operazioni, o non dovrei voler essere obbligato ad avercela disponibile. Vorrei che fosse lazy. Ecco. E due, non vorrei passarla a tutti questi metodi così, perché anche perché se invece di un valore solo sono tre, devo passare tre valori a tutti quanti, diventa parecchio verboso. Ok? Quindi abbiamo due problemi, cerchiamo di risolverne uno alla volta. Prima di tutto, facciamolo lazy. Ok? Facciamolo lazy, quindi che succede? Nel mio modello, quei metodi statici che avevo prima, invece di ritornare un account o un try account, ritornano una funzione dalla bank connection al risultato di quell'operazione. Chiaro? Quindi ho semplicemente fatto questo. Qui bank connection non ci sta più. La bank connection sta qui. Queste operazioni ritornano una funzione che va da bank connection al risultato dell'applicazione di quell'operazione. E quindi a questo punto che faccio? Mi posso creare la mia funzione con la bank connection lì, passata come parametro della lambda. Il problema della duplicazione ancora non l'ho risolto, devo fare tutti questi apply per ottenere i risultati di tutte queste funzioni, però adesso almeno è lazy, quindi in realtà quando scrivo sta roba qua non sta succedendo niente. Quando voglio eseguire davvero queste operazioni, solo a quel punto gli devo passare una bank connection e quindi mi basta di fare l'apply di quella funzione che ho definito in quel modo lì, passandogli la bank connection che sto creando in quel punto lì. Ok? Cerchiamo di ricapitolare che è successo. La sequenza di trasformazioni che ho fatto. Allora, sono partito da una implementazione puramente object-oriented, quindi c'è un metodo open a cui passavano due parametri A e B. Il risultato di questo affare era un oggetto, che era la mia bank account, in cui dentro gli avevo iniettato il mio framework Spring o quel che mi ha iniettato un contesto, che è la bank connection nel mio esempio, e che dentro c'è un suo stato. Ok? Poi che faccio? Faccio credit. Il contesto resta lì perché l'ho usato, gli passo altri parametri, lo stato da S1 diventa S2 e poi gli faccio un altro credit, gli faccio un debit, insomma gli faccio tutte le operazioni che devo fare e alla fine otterrò il mio risultato. Questa era la prima versione, la versione object-oriented. Seconda versione. La seconda versione è che
chiamo una funzione passando gli A, B al contesto e mi ritorna S1. Poi chiamo un'altra funzione passandogli altri due parametri, poi gli devo ripassare il contesto e gli devo passare lo stato che mi è tornato prima e mi ritorna S2. Chiamo un'altra funzione passandogli i parametri nuovi che mi servono, più di nuovo il contesto, più lo stato S2 mi ritorna S3 e così via, così via, così via, ottengo il risultato. Ok? Questa era la prima versione che avevamo. La terza versione è quella con la lazy evaluation, ok? Quando io chiamo open passando gli A e B, non mi ritorna S1, ma mi ritorna una funzione, quella rettangolino lì, una funzione che va dal contesto S1, chiamando apply, passandogli il contesto a quella funzione mi ritorna S1, poi gli chiamo su credit e mi ritorna una funzione che va dal contesto S2, gli richiamo apply passandogli il contesto e mi ritorna S2, faccio questa operazione un po' di volte e ottengo il risultato che volevo ottenere. Ok, questo è lo stato di partenza e due refactoring che abbiamo fatto. Ok, per fare il passo finale, ovvero per evitare di stare a ripetere contesto, 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 bankconnection, bankconnection, bankconnection a ogni invocazione, facciamo l'ultimo passo e utilizziamo un'altra monade che si chiama Reader Monad. Ok, la Reader Monad è fatta in questo modo qua, è una monade normalissima. L'unica peculiarità che ha è che questa volta il valore incapsulato nel contesto computazionale della monade è a sua volta una funzione. Tutto qua. Ok? A che mi serve sta roba? A descrivere una computazione lazy. Perché lazy? Perché non mi sta ritornando un risultato, mi sta solo descrivendo il risultato che è in quella funzione. E solo quando sono pronto ad eseguire quella funzione, la chiamerò. Ok. Non vi faccio vedere, ve li faccio vedere di sfuggita, l'implementazione dei metodi map e fretmap, perché in Java è abbastanza imbarazzante e comunque non è banalissima, però non è importante. L'importante è capire il concetto. Ok. Mi serve un ultimo passaggetto, mi serve di combinare le due monadi, la try monad e la reader monad. Ok. Non ci riesco in maniera pulita in Java per le limitazioni del type system di Java. Okay? Quindi mi sono fatto una mia terza monade che è due metodi map e fretmap, come ci possiamo immaginare, e in più c'è un terzo metodo che mi consente di combinare i due tipi di monadi. Anche qui l'implementazione è un po' arzigogolata, però ragionandoci un po', se vi rivedete le slide ci arrivate. Okay? Entrambe queste monadi, come vi dicevo, hanno questo metodo apply. Perché hanno questo metodo apply? Perché quando sono la monade mi wrappa la funzione, quando sono effettivamente pronto ad eseguirla quella funzione, la chiamo la monade come se fosse una funzione normale, e quello che succede è che la monade eseguirà la funzione che wrappa. Tutto qua. Ok? Quindi torniamo ancora una volta alla mia API. È identica a quella di prima. Cosa ho fatto? Ho wrappato la funzione nelle mie monadi. Ok, questo prima ritornava una function da bank connection a try account, adesso sta ritornando un try reader. Questo prima ritornava una function da bank connection ad account, adesso sta ritornando un reader. Ok, ho wrappato le funzioni che tornavo prima nella reader monad. Ok, e quindi a questo punto posso fare sta roba qua. Ok, connection non lo devo mai ripetere. Quello che mi ritorna sta roba qua è una try reader, che è una funzione a cui quando passo la bank connection mi scatena tutte queste operazioni qua. Chiaro? Quindi, che ho fatto? La stessa roba di prima, solo che stavolta quelle funzioni da contesto S1, da contesto S2 sono wrappate in questo scatolino rosso che è la monade, che è la reader monad. Siccome stanno wrappate lì dentro, ci posso chiamare map e fretmap su. Lo faccio un po' di volte. Il risultato finale sarà una reader monad che wrappa una funzione che va dal contesto al mio risultato. Passo il contesto a questa qui e ottengo il risultato. L'ho persi? Dimmi.
Dimmi. Allora, ci sono due aspetti. Lui mi sta chiedendo, sì, è complicato a livello di sintassi. Allora, l'aspetto principale su cui... Allora, la sintassi di Java per fa sta... La sintassi di Java per fa sta roba qua è abbastanza imbarazzante. È così e ce la teniamo. Avrei potuto fare gli stessi esempi di scala, con in scala per esempio, o in Haskell, o non lo so, e sarebbe stata una sintassi molto più carina. Il problema è, secondo me, che qua Java più o meno lo conosciamo tutti quanti, scala un po' meno. Se avessi usato la sintassi di scala... Allora, il mio feeling è che non cambierà più di tanto, no. No. Cioè, allora, volevo dirvi, se vi sforzate forte, 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 potete fare programmazione funzionale pure in Java. Ok? Questo era il messaggio, insomma. Ma quello che vi dovete portare a casa da quest'oretta di chiacchierata non è sta roba, la facciamo in Java, però viene brutto, ma sono i concetti, ok? Sono i concetti. Poi questi concetti sono convinti che potete implementarli pure in JavaScript, anche se JavaScript non è un linguaggio di programmazione, però anche in JavaScript potete implementare sta roba qua, capito? Quindi quello che voglio che vi portate a casa sono i concetti, non l'implementazione, qua ci ho chiamato due apply, qua... Il concetto della laziness, della reserve monad, handling degli errori senza usare le eccezioni e dell'immutabilità. Questo vorrei che vi portasse a casa. Quindi abbiamo capito cosa vi volevo raccontare, cerchiamo di imparare pure un po' di programmazione funzionale, fare un bel design dell'API. È un processo iterativo, bisogna provare, rifarlo un po' di volte. E poi è molto importante, secondo me, che quando lo testate vi rendete conto quanto sono belle e facili da usare le vostre API. E se per testarle avete bisogno di un mock, ancora una volta, quello c'è un campanello d'allarme, secondo me. Ok? Cerchiamo di avere un domain immutabile, cerchiamo di confinare i side effect come vi raccontavo, evitiamo di usare le eccezioni, cerchiamo di usare il type system. Se la mia operazione che sto chiamando ritorna tre valori, di cui uno è una funzione, un altro è un option e un altro è un valore che ancora non c'ho, ma che ancora deve essere calcolato e quindi è un future, diciamolo col type system, sta roba qua. Quindi in quel caso JavaScript non va bene, chiaramente. Cerchiamo di usare oggetti anemici, quindi senza stato, e mettere la logica invece in funzioni pure. E l'altro messaggio importante, secondo me, è che un oggetto ha lo stesso grado di componibilità di una tesserina di un puzzle che va solo in quel punto là e nessun altro, mentre una funzione ha lo stesso grado di componibilità di un mattoncino Lego, ok? Buttate sto coso e quello è l'altro messaggio che vi volevo dire. Sta roba sembra complicata perché c'è un bias di familiarità. Conosciamo tutti quanti che è uno strategy, un command e tutta sta roba qua. Ce la beviamo come l'acqua fresca, perché? Perché sono 15 anni che facciamo sta roba. E quando vediamo una reader ci vogliamo tagliare le vene ai polsi. Però è solo perché non siamo familiari, è un pattern. Come abbiamo imparato la chain of responsibility, allora ci impariamo che è una monade. Non vedo la differenza, è un pattern, è solo che non siamo familiari con quella roba là, nient'altro. Ok? Se volete approfondire questi concetti in Java, vi consiglio, vabbè, il mio libro ve lo consiglio chiaramente, come chiedere al pizzaiolo se fa la pizza buona. Poi c'è questo libro carino, c'è anche la versione Scala se vi piace di più lavorare in Scala e chiaramente non avete quei problemi della sintassi imbarazzante di Java che dicevamo prima. Se
Se avete soldi solo per uno dei tre, vi consiglio questo qui. Ok? Che parla proprio di design, di functional domain design, ok? In scala, ma è un dettaglio il linguaggio, secondo me. Come al solito sono fuori tempo, quindi magari le altre domande le piglio offline. Grazie di avermi ascoltato.